ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Come potete vedere sono qui con il mio cappino 690 e sono qui con un cameraman incredibile, la mia ragazza è dietro la telecamera che sta registrando questo video. Ciao a tutti. I più veterani del mio canale sapranno sicuramente che un anno fa all'incirca ho registrato un video intitolato "Tutte le modifiche della mia moto DM SMR 125 Story" e quest'oggi sono qui per fare la stessa identica cosa. Specifico che ovviamente non è un video story come quelli che fai quando devi dare l'addio ad una moto, è semplicemente un video recap di tutte le tante modifiche che abbiamo fatto a questo bolide. Da quando ho ricevuto questa bestia nel luglio del 2019 all'incirca, ho fatto infatti un sacco di modifiche. La moto come era all'inizio era esattamente così, mentre ora la vedete in questo modo, totalmente diversa. Dato che appena ho ricevuto questa moto, la prima cosa che notavo e che non riuscivo a dimenticare era il mio portatarga, che era di quelli classici che praticamente andavi in fondo alla strada e vedevi la moto solo grazie al portatarga. La prima modifica che ho fatto è stata appunto questa. Ho acquistato un portatarga su eBay che mi è costato un occhio della testa. Che schifo, era una cacca di piccione. Ma come dire? Era una cacca di piccione. Fammi vedere il dito. Vediamo quanto sei bugiardo. No, è vero. Che schifo, dai. Allora, dovete sapere che questo video non sa da fare. Più o meno la quarta volta che stiamo tentando di registrarlo. Guarda che bello il verme. Che schifo, non toccarlo, non è che mica che ti salta addosso. Questo qui è sicuramente più guardabile rispetto all'altro. Abbiamo messo la lucina, ovviamente faro funzionante, frecce funzionanti e ci mancherebbe altro, aggiungerei. E una cosa molto bella di questo portatarga è che è reclinabile, quindi se io giro le brugole che lo tengono su posso mettermelo all'indietro e fare l'illegale in mezzo alla strada senza farmi sgamare, cosa che non faccio perché sono un bravo cittadino. Cittadino. La seconda modifica che ve l'ho portata sul canale insieme a un sacco di altre modifiche, vi lascerò qui sotto nella descrizione tutti i link per acquistare i prodotti di cui vi parlo e per ovviamente andare a vedere i video in cui ho fatto queste modifiche, è stata il paracolpi. Il primo paracolpi che abbiamo montato in realtà non era questo qua della Domino con questa texture in carbonio, ma era un paracolpi delle Power Parts KTM che abbiamo montato, abbiamo anche cambiato i razor del manubrio, dopo l'abbiamo smontato e ci abbiamo messo questo qui perché secondo me era molto meglio da vedere. Aveva un impatto visivo migliore. A che cosa serve un paracolpi su una moto da motard? Assolutamente a niente, però appunto ci stava bene ed insieme a questo paracolpi abbiamo montato questi specchiettini. Ciao! Ehi, hey, ma mi vedi anche a me in teoria? Un bel like per il cameraman di questo video, direi che è meritatissimo. Ho una domanda da farvi. Qualcuno di voi potrebbe lasciarmi un commento dove mi scrive tutti i prezzi di queste modifiche con il prezzo totale? Perché sono curioso di vedere quanto sono costate queste modifiche tutte insieme. Giuro che non lo so. Stavo parlando degli specchietti, specchiettini che si possono comprare su Amazon a tipo mezzo euro. Vi lascerò anche di questi il link qui sotto nella descrizione, che sono stati adattati perché ho dovuto mettere un pezzo in 3D. Questo qui, come vedete, è il pezzettino in 3D che va a mantenere questo specchietto, mentre se noti dall'altra parte c'è un semplice elastico che è quello che viene dato nella scatola insieme allo specchietto. Di qua ho dovuto necessariamente fare questa cosa semplicemente perché se no dovevo smontare la pompa del freno anteriore, una serie di cose abbastanza noiose che non volevo fare e che non potevo fare, di conseguenza ho risolto in questo modo. Il buon Luca ha deciso anche di stamparmi questi magnifici tamponi ruota posteriore e tamponi ruota anteriore, che sono esattamente uguali a questi, così che in caso di caduta, se mai ci dovesse essere e tutti le mani qui sotto, almeno si rovinano quelli, si rifanno, si ristampano e la moto in teoria dovrebbe risubirne qualcosa di meno. Risentirne, non risubirne, risubirne non esiste. Sempre con lo stesso giorno siamo andati avanti con le modifiche e SM Project ha iniziato a viziarmi con dei pezzi in carbonio. In particolare, come vedete qui, abbiamo questo copricarter in carbonio che potete ritrovare anche dall'altra parte della moto. Porco can cade, che ho messo anche da quest'altra parte. E sempre di SM, insieme alle parti in carbonio, abbiamo montato questo tappo per l'olio dalla parte destra, che vi spoilerò, nei prossimi giorni andremo a montare anche dalla parte sinistra. Un altro tappino che siamo andati a modificare è quello del serbatoio dell'olio del freno posteriore, che è una Power Parts KTM. E sempre rimanendo in tema Power Parts KTM, sono andato a montare il tappino del serbatoio della pompa del freno anteriore e anche quello della frizione. Dato che ormai il look che stavamo iniziando a
arrivare a questa moto era tendente al nero, tendente al carbonio. SM Project ha ricominciato a viziarmi nuovamente, questa volta fornendomi il paracalore dallo scarico, che originariamente sarebbe di alluminio, ed i copriforcelloni che vedete qui sotto, graficati anche questi con gli sponsor del mio canale. Insieme a questi abbiamo montato questo coperchio chiave in carbonio, che a mia sorpresa è ad incastro, cioè per montare quella roba qua praticamente devi togliere la sella e tirare su. Non so perché KTM abbia deciso di fare questa cosa, ma comunque molto bello pure questo. E ora credo che voi possiate intuire e capire il motivo per cui successivamente, perché ancora non l'avevamo fatto, siamo andati a montare questo paracolpi con questa texture in carbonio, perché avendo il carbonio in tutta la moto ci stava veramente alla grande. Qui sotto abbiamo anche installato questo copripignone, sempre di SM Project, però con il mio logo inciso a laser, quindi veramente fighissimo. Ovviamente in Ergal, in tema arancione, come tutto il resto della moto. Questa, ragazzi, è rivoluzione, vi giuro. Allora, mi ha regalato i prodotti, ma non mi ha pagato mezza lira per dirvi queste parole. Questo è Quadlock ed è praticamente un prodotto che ti permette di attaccare in questo modo il telefono alla moto ed è assolutamente intoglibile. Per rimuoverlo bisogna andare a premere una linguetta, girare e togliere, quindi è letteralmente impossibile che avvenga durante la marcia, a meno che voi abbiate attaccato male il vostro telefono. Ed insieme a questo prodotto ce ne sono una valanga di altri, supporti per la moto, supporti per il manubrio del monopattino e tantissime altre cose che vi consiglio di andare a vedere sul sito di Quadlock. E il signorino si fa la doccia col telefono. Cioè, ah, è vero, è perché questa la spiego, questa la spiego. Quadlock fa anche una sorta di adesivo fondamentalmente con questa parte, quindi da una superficie vai ad appiccicarlo, nell'altra metti il telefono, e io che senza il telefono non ci riesco a stare me lo sono messo nella doccia. Quando mi faccio la doccia posso guardare Instagram. No, Edo, sembra una cosa bruttissima. Perché? No, dai Viola, no! Tra parentesi, se mi volete seguire su Instagram, @diannu, sembra giusto. Una modifica che abbiamo fatto, che modifica in realtà è un semplice abbellimento, ma che non lo so, non mi convince al 100%, sono i copriraggi color arancione. Li abbiamo messi per quale motivo? Perché avevano stile comunque sulla moto overall nel risultato finale, però mi piacerebbe tantissimo anodizzare i mozzi di color arancione e mettere i copriraggi neri, così la moto prende un look sempre un po' più tendente all'oscuro, ma dove l'arancione non viene tolto. E passiamo ora al cambiamento epocale, probabilmente il cambiamento più grande di questa moto, che sono le grafiche personalizzate. Abbiamo fatto un casino incredibile, ragazzi, perché nel frattempo che io disegnavo le grafiche, vi portavo video con la moto, con le grafiche nuove, avevo il grafico che stava installando le grafiche sulla moto, a cui ho dovuto spedire le plastiche, raga, cose veramente fuori dal mondo che non potrete capirmi, ma ce l'abbiamo fatta. E soprattutto, raga, che risultato è uscito? Ma cioè, che moto è uscita? Viola, voto da 1 a 10 di questa moto? 10. Io farò in modo tale che tu dici che voto dai e tu hai detto 10. Visto che la sella originale era completamente nera e non mi faceva impazzire, abbiamo preso questo coprisella da VD Racing, come vedete è personalizzato, ovviamente disegnato, shadow grip, i colori, con queste strisce di colore arancione, che però sfortuna vuole che abbiamo fatto veramente fatica ad attaccare, come potete vedere fondamentalmente i punti di sto coso li abbiamo messi veramente male, raga, è stato un parto, ma in un modo o nell'altro ce l'abbiamo fatta e l'importante è che reggano. Passando alle ultime modifiche, a parer mio, dopo le grafiche, una delle modifiche migliori che io abbia mai fatto a questa moto, siamo andati a cambiare finalmente quello scaldabagno che c'era originariamente. Abbiamo installato una Leo Vince, che presto diventerà una Leo Vince completa, andando a modificare pure il collettore. Poi la mia moto farà WATA! Proprio passi per strada e SPAM! Comunque già ora ne fa a sufficienza. Insieme allo scarico, con questo fondello in carbonio, il mio logo inciso, abbiamo messo anche questo copriscarico, sempre in caso di caduta, che mai ci auguriamo, almeno non si va a rovinare il carbonio dello scarico. E ora che ci penso, con il mio logo che si trova praticamente in tutte le parti della moto, sono un po' egocentrico. Passiamo ora alle ultime due modifiche. Questa volta ho pensato alla mia amata che si trova dietro la fotocamera. Sono andato a cambiare questi supporti per le pedane poggia piedi posteriori,
che mi sono fatto anodizzare di colore nero, così da tenere un buon look ma aver comunque la possibilità di portare la mia baby. Ed infine queste pedane poggiapiedi, questa volta per me, anche queste personalizzate, disegnate apposta per me. Hanno una cosa veramente figa, che sono questi dentini qui per il grip delle scarpe, che sono rimovibili, quindi posso metterli più grossi, più piccoli o addirittura disegnarli e poi farli fare, così da avere la possibilità di avere il grip ottimale. Quindi ragazzi, visto che siamo giunti alla fine di questo video, vi invito a lasciare tanti bei mi piace per questo vlog un po' diverso, e soprattutto siamo giunti alla fine non di questo video ma delle modifiche che ho da elencarvi, però non di sicuro alle modifiche finali, perché andremo avanti all'infinito e oltre. Vi ricordo ovviamente di farmi sapere quindi i prezzi di queste modifiche, se riuscite a calcolarli in qualche modo, di farmeli sapere, perché sono veramente curioso. Metterò un cuoricino al vincitore. Non ammetto questa parte. Quindi ragazzi, noi ci rivediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale e adios.